Buonasera, buonasera! Popolo di Evolution, ci sei? Il nostro appuntamento del giovedì sera con Body Pump. Chi si unisce a me? Vediamo un po'. Qualche minutino ancora prima di premere play, eh? Vediamo un po' chi si connette. Come va? Spero tutto bene. Saluto tutti coloro che faranno questa lezione poi nei prossimi giorni in differita. Un saluto a chi fa body pump per la prima volta. Benvenuti a questo bellissimo allenamento di tonificazione muscolare, ma con una buona base anche cardio, ok? Che ci aiuta nel nostro lavoro, nel nostro consumo calorico per la diminuzione della massa grassa, chiamiamola così. Oh, ciao Simo! Grande Simone! Come stai? Tra l'altro complimenti Simo, perché ho visto che hai fatto la formazione di Body Pump, quindi nuovo coach, nuovo insegnante di Body Pump. La prossima volta che ci vieni a trovare qui a Firenze direi che facciamo un super team teacher. Cosa ne pensi? Nel mentre comincio a togliermi la felpa, così almeno, anche se me la terrei, perché sono un po' freddolosa, diciamo così. Ciao Pietro! Ciao! Grande Simo! Non vedo l'ora, quando finalmente potremo riaprire, si organizzerà. Per tutti quelli che fanno body pump per la prima volta, quindi come dicevo, si tratta di una tonificazione generale, avete bisogno di qualsiasi tipo di pesino, bottiglie d'acqua, abbiate con voi nelle vostre case, ok? O se avete comprato anche un kit del bilanciere con step o lo avete noleggiato, ok? Quindi chi ha il kit, perfetto. Chi non lo ha, manubri, pesi, bottiglie d'acqua, qualsiasi cosa. E se volete munirvi anche di uno zaino da riempire di pesi, bottiglie d'acqua per il grado di squat, oppure come volete fare, anche a corpo libero, per chi non è per niente allenato. Format di oggi, lavoro di 45 minuti effettivi a 360 gradi insomma, 360 gradi. In ogni brano si lavora come sempre un gruppo di muscoli diversi, tranne che per il brano di bicipiti, tricipiti e affondi e spalle, in quanto per questi muscoli andremo a fare un lavoro integrato, ok? Oh, si è connesso anche Damiano, ciao Damiano, un veterano del body pump. Quindi non lasceremo nessun muscolo, ma
lavoreremo tutti e lavoreremo anche il muscolo più importante che è il cuore, ok? Possiamo cominciare? Vado a settare musica e voce un pochino meglio. Spalle e addome, quindi abbiamo quattro brani nuovi, nel vero senso della parola, perché fanno parte di una release nuova, non è una release official, ok? Però ho detto perché no, proviamo a farli. Perfetto, set position. Pieghiamo le gambe, scendiamo ad afferrare il nostro bilanciere, i nostri pesi. La nostra set position, piedi stretti, ginocchia morbide, mani un po' lisce dalle nostre anche. Ruotiamo le spalle in alto, indietro e in basso, ok? Tieni le scapole dietro, apri il petto avanti e assorbi dentro la pancia, addome attivo. Ok? Tutte le volte vi chiedo di tornare in set position, tornate qui, fermi che vado a prendere il play, va. Ok, un altro bel giro di spalle tutti insieme, in alto, indietro, in basso. Primo movimento deadlift, inclinati dalle anche, scendi lentamente, 4, 3, 2, lento sali. Subito un po' più fluido, 2-2 il tempo, scendi, scendi, sali, sali, 1, 2, inclinati dalle anche. Raggiungi la linea delle ginocchia e torna, ottimo. Dopo movimento in arrivo, rematore letto, scende le ginocchia, tira la palla all'ombelico, riporta dalle ginocchia e torna alle tasche, ripeti, tira i gomiti indietro verso l'alto, stesso movimento, tempo singolo, ginocchia, ombelico, ginocchia, risali, mantieni i gomiti stretti e rivolgi lo sguardo in basso davanti a te, collo lungo, ottimo, si ritorna al deadlift, 3-1 il testo, scendi 3, 2, 1 e sali, lenta la discesa, esplosiva la salita, contrai i glutei per salire, ottimo, salgono i gomiti, up and go, 2-2, sali, sali, scendi, scendi, blocca la mano al centro del petto, tira i gomiti ampi verso l'alto, riscalda la parte posteriore del corpo e le spalle, una combo, deadlift letto, 1, 2, up and go letto, sali, sali, ripeti nei deadlift, tirati dalle anche e nell'up and go guida il movimento dei gomiti, stessa combo, più veloce, deadlift singolo, e apre il cross singolo, attiva forte l'addome, schiena lunga e forte, deadlift, clean and press letto, salgono di gomiti, girano veloci, spingi sopra la testa, richiama le clavicole e scendi letto, ripeti, pensa a girare veloce i gomiti, ottimo, stessa combo, tempo singolo, un clean e un press, una girata e una spinta, tieni il bilanciere vicino al corpo, uno in più, frena la barra sul dorso, apri i piedi, squat singoli, scendi e sali, spingi anche indietro il basso, spingi le ginocchia verso le spalle,
gli scuola gli appoggi, gamba destra, lungo passo dietro, 8. Avvicina il ginocchio dietro al pavimento e spingi il ginocchio avanti verso l'esterno. Addome attivo, anche spalle squadrate avanti. Set position. Ok, ruotiamo di nuovo le spalle e ripartiamo dal deadlift. Scendi 3, sali 1, 3, 2. Pensa a spingere la barra contro le cosce. Perfetto, salvo i gomiti 2-2. Sali, sali. Come quando ti togli la maglia? Tira bene i gomiti verso l'alto. Ti ricordi la curva del riscaldamento? Un deadlift lento, prendi la barra alle ginocchia. Un apretro lento, prendi la barra al petto. Ottimo. Sempre addome attivo. La curva diventa singola, un deadlift, una tirata al petto dinamica. Deadlift e tirata al petto, solleva i palloni. Solleva i palloni contro i glutei. Tutte le volte contro i glutei, spingile anche avanti verso l'alto e genera potenza. Con il presso lento, gomiti. Girano veloci, spingi sopra la testa, richiama e scendi lento. Entra veloce sopra la palla. Stessa velocità, singolo. Salta letteralmente sopra di l'accelle. Prova a staccare i talloni. È un vero e proprio salto. L'ultimo, vada sul dorso, apri i piedi squarzitoli. Otto. Prova a cercare il tuo corpo di fatti prima. Ginocchia e strizza i glutei per risalire. Affondi gamba sinistra, lungo passo dietro, 8. Siamo verso la fine, coscia avanti parallela a terra e per risalire spingi dal pallone del piede avanti incendiando il gluteo. L'ultimo, set position. Ok, via, bilanciere a qualsiasi peso. Come va? Siamo partiti? Direi alla grande. Ok. Squat, bravo 2, squat. Muscoli grandi e forti della parte bassa del corpo. Se sei nuovo, anche a corpo libero, ok? Se non sei allenato. Se no, anche con bottiglie d'acqua, qualsiasi pesino che tu abbia, e lo tieni davanti, ok? Oppure sul bilanciere almeno il doppio rispetto al peso del riscaldamento. Per i veterani anche il triplo se hanno a disposizione abbastanza pesi, ok? Comunque sia, se non hai abbastanza peso rispetto al tuo solito, anche se ormai dopo tutti questi mesi rispetto al tuo solito vuol dire ben poco, concentratevi sulla profondità, ok? È nella profondità in cui troviamo l'intensità, ok? Quindi scendere. Barra sulla parte alta e carnosa del dorso o disco davanti a voi o senza nulla. Partiamo subito, imposto la mid-stance, quindi talloni sotto le anche, punte dei piedi leggermente aperte in fuori. Attiva il dorso, apri il petto, assorbi dentro la pancia, attiva l'addome e siamo pronti a partire. Squat, scendi 2, sali 2, scendi, scendi, sali, sali, 1, 2, spingi il glutei dietro il basso, schiena lunga e forte, dopo tempo, scendi 3, sali 1, 3, 2, 1, sali, 3, 2, ancora, spingi le ginocchia leggermente avanti, allineare con il centro dei piedi, scendi veloce, stai in basso, pausa e risali, pausa nella parte bassa del movimento, attiva l'addome e proteggi la bassa schiena, in arrivo premolleggi con sollevamento palloni, 3, 2, solleva i palloni, 3, 2, solleva i palloni, stendi, ginocchia, caviglie, anche, super lena.
4, 3, 2, sali, nessuno sale prima di me. Ragazzi, tanti cambi di tempo per massimizzare il lavoro. 2, 2, fluido, scendi, scendi, sali, sali. Fluido e continuo, senza inizio e senza fine. Ancora la tensione, pausa e basso, stai, stringe tutte e sali. Solida la base per risalire, spingi dai palloni e strizza i glutei. Ritmo pollice, 3, 2, sollevare i palloni. Sollevare i palloni, impegna ancora di più il lavoro del cuore. Stop, a di piede destro, tallone punta, vieni qua in stance, si riparte, 2, 2, scendi, scendi. Sali, sali, base bianca dei piedi, vuol dire prova a cercare più profondità e coinvolgi di più il gluteo. 3, 1, 3, 2, 1, esplodi. Continua a spingere le ginocchia verso l'esterno, carica i glutei. Scendi e sali, pausa, sali, solida la base. Non voglio vedervi molleggiare nelle anche. L'ultimo, triplo molleggio, solleva i talloni. Tu, vieni sulle punte. Tripla estensione, lavora la forza atletica. Super lento. 4, 3, nessuno sale prima di me. Dove arrivano i glutei? Alla linea delle ginocchia. 2, 2, fluido, non interessare mai le ginocchia, lascia il muscolo in tensione, lascia il carico, scendi e sali, pausa, mentre sali, pensa di dividere il pavimento con i piedi. Wider stance, ultimo round, 2-2. Base ancora più ampia per sostenere meglio la fatica e provare a cercare di profondità. 3-1, 3-2, sali. Colleggia, solleva i talloni, senti lavorare i polpacci, femorali, quadricipiti, glutei, super lento. Ehi, ho detto super lento? Ci stai andando? 2-2. Dividi il pavimento mentre risali, lavora il medio gluteo, ultimo lavoro cardio, ritmo pulse, salve i palloni, sempre qualche millimetro in più di prima, ultima coppa, stop. E via! Wow! Se sei riuscito a scendere, in questo momento ti tremano le gambe. Sciogli e afferra la caviglia destra. Allunga un attimo il quadricipite, cambio caviglia sinistra, tallone al gluteo e allunga. Ok!
Lasciamo riposare la parte bassa e richiamiamo il sangue a quella alta. Se non hai lo step, ovviamente lavorerai appoggiando le mani a terra, ok? Sai, lo step facile. Ci serve il bilanciere con o lo stesso peso che avevi nel riscaldamento, oppure un terzo rispetto al peso che avete adesso nel brano di squat. Altrimenti, pesini liberi, bottiglie d'acqua, che comunque ci servono dei pesini liberi per la prima parte. Ok? Quindi se non hai il bilanciere, quando io passerò al lavoro con il bilanciere, tu continuerai con i pesini singoli, ok? Che servono a tutti. Buono? Ma si parte con il lavoro di push-up, ok? Quindi vieni dietro allo step, mani sullo step o mani a terra. Guarda, da mani sotto le spalle, fai un passettino piccolo verso l'esterno, presa media. Allontana le spalle dalle orecchie, attiva l'addome, schiena lunga, scendi in push up al centro, due in quel tempo, scendi, scendi, push up a destra, apri, scendi, sali al centro letto, push up singolo a sinistra, apri, scendi, ascolta il tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, frena sempre il petto alla linea dei gomiti. Opzione, avvicina le ginocchia e riduci intensità. Mantieni un addome attivo e una schiena lunga e forte. Mentre mi sali, pensa ad allontanare lo step, attivando il bicipite del petto. Rimani al centro, 4, 3, 2, sali. Ancora viaggio, letto. Cambia lavoro. Sdraiati sullo step a terra. Prendi i pesini liberi. Braccia tese, pesini in linea con le spalle. Triplo palleggio in basso. Andiamo. 3, 2, apertura del petto. Scendi, scendi. Triplo palleggio e un'apertura anche per il petto. Triplo palleggio veloce, apertura lenta. Gomiti stretti alle coste del palleggio, gomiti ampi nell'apertura. Il target dei gomiti è sempre la linea dello step e il pavimento, ok? Due tempo ancora. Attiva l'addome, risucchiatelo bene con la colonna. Mantieni la bassa schiena ancorata allo step a terra, busto immobile, lavoro isolato. Stop, sali. Ritorniamo al lavoro dei push-up. Mani poco più ampie rispetto alla presa stretta. Push-up 2-2 al centro. Singolo, apri a destra. Apri, scendi, sali, torna al centro. 2-2. Singolo a sinistra. Apri, scendi. Ricorda l'opzione se puoi avvicinare le ginocchia avanti. Oppure se cerchi la sfida, e per gli uomini, solleva le ginocchia da terra. Controlla tutta la sequenza attraverso addome e glutei forti. Ancora un viaggio. Dai, dai, porta il petto alla linea dei gomiti. Rimani al centro, super lento. 4, 3, 2, spingi via lo step e risali. Ripeti. Ok, pesini. Sdraiati sullo step a terra. Piedi a piezanche. Ancora la bassa schiena allo step. Triplo palleggio veloce in basso. Apertura ampia, petto lenta. 3, 2, apri. 1, 2. Gomiti che scendono fino alla linea.
pulsazioni veloci e il coro, l'isolamento nelle aperture ampie. Ultima combo. Stop. Mantieni i pesini o se hai modo bilanciere. Risdarti sullo step, mani con gambe delle spalle, super lenta la discesa. 4, 3, 2, sali. Ripeti. Muovi il bilanciere in linea con il centro del petto. Fai scendere i gomiti fino alla linea dello sterno al pavimento. Rilassato le spalle tenendolo lontano dalle orecchie. Così che i gomiti rimangano in sotto la linea diretta dei polsi. Ruotiamo i pollici indietro in basso e di nuovo verso l'alto. Ok, dorso ci tocca, non ci serve lo step, ci serve il bilanciere e possibilmente, se ce l'hai, un disco o due pesini come avevi ora. Ok, sul bilanciere puoi tenere o lo stesso peso che avevi ora nel petto o aggiungere almeno un chiletto in più per lato, che io non faccio perché questo polso continua a farmi vedere peste e corna, diciamo così. Ma il disco servirà a tutti, ok? Teniamolo a portata di mano. Mi raccomando, abbiamo tanti clean and press. Il clean and press, tiro il bilanciere tirando i gomiti ampi verso l'alto e poi il ruoto veloce per andare sotto e di seguito spingere il bilanciere. Quindi il movimento è guidato dai gomiti che salgono e poi ruotano veloci. Quando andiamo a fare il clean and press con il disco, non dovrò più tirare i gomiti verso l'alto, vi sfido, ma dovrò fare un curl, ok? Quindi flettere il gomito. Quindi i gomiti saranno stretti quando ruota il disco e verso avanti quando spingo il disco sopra la testa. Ok, quindi sempre gomiti stretti e poi li spingo avanti. So che non ci avete capito una mazza, ma io pare. Va bene così! Partiamo! Side position! Piedi stretti, ginocchia morbide. Portiamo le spalle in alto, indietro in basso, chiudi il dorso, apri il petto, arriva l'addome, assorbi la faccia indietro, deadlift super letto, 4, 3, 2, sali, inclinati avanti dalle anche, raggiungi la linea delle ginocchia e risali. Partiamo subito, rimanere singolo, ginocchia, obelico, ginocchia, sali, ginocchia, obelico, tira i gomiti indietro verso l'alto, mantenendoli stretti alle coste. Ancora, rivolgi lo sguardo in basso davanti a te, collo lungo, gravare sulla cervicale, uno in più, remate.
Napoli Triplo. Rema, 3, 2, l'ultimo sale di Peppi. Concentrati a strizzare le scapole. Aumenta la forza e la potenza del dorso. Mantieni per l'addome attivo e supporta la bassa schiena. Torno deadlift, 2-2. Scendi, scendi, sali, sali. Spingi il bilanciere contro le fasce. Comincia a incendiare i muscoli posteriori con buon arrivo. Un clean and press. Un rematore. Clean and press. Gira e spingi. Rematore. Dalle ginocchia all'obliquo. Gira veloce i gomiti e spingi con la testa. Mantieni i gomiti stretti e rivolti verso dietro. Senti l'addome attivo. Spingi le anche indietro quando hai messo con la barra e avanti verso l'alto quando spingi la barra sulla testa. Ok? Due in più. Usa le gambe. Piega le ginocchia e passa l'energia dalle gambe alle braccia. Deadlift, 2-2. E il tuo recupero attivo. Tieni le scapole chiuse. Continua a spingere la barra contro le fasce. Torna la coppa. Clean and press. Rematore. Gira veloce i gomiti. Tieni i gomiti stretti alle fasce. Salta sopra la barra. Buon lavoro di potenza. Non solo forza, ma anche velocità. Quindi, due sconti. Usa di più le gambe. Direi, la barra deve sembrare leggera. Intanto di più le gambe il cuore e vola con il consumo delle calorie. Il bilanciere, ultimo set, disco o pesini liberi, piedi toccati delle anche, disco al centro, andiamo a fare dei rematori singoli con disco, andiamo, scendi e gira, risali, piegati dalle anche, tieni i gomiti stretti, impegnati sempre a chiudere le scapole, combo, un clean and press e un rematore. Ruota veloce il disco, porta le clavicole e poi spingilo sopra la testa. Deve mettere i gomiti stretti. Gomiti stretti e poi li spingi avanti davanti a te. Usa anche qui le gambe. Due combo in più. Ti sei riposato? Eh? Ultimo. Triple power press. 3, press, 2, press, 1, resetta e ripeti. Triple spinta dalle clavicole al soffitto. Guarda le mie gambe, piega le ginocchia e spingi verso l'alto. Senti l'energia passare dalle gambe alle spalle. Gran finale. Squat press. 16. 15. Squat completo. Portali in giù di altezza ginocchia. Ancora. 8. Spingi le talloni. Contra i glutei. Senti passare l'energia dalla parte bassa alla parte del corpo. L'ultimo. Stop. Rotazione del busto, incrocia le palme delle mani, tira, lascia cadere la testa in mezzo alle braccia, allontana le scapole, allunga il dorso, lentamente rientra e scioglie le spalle. Come nuovi!
Sì o sì? Ok. No. Come va? Biscio e Triscio. Tocca a loro ora. Ci serve tappetino in terra davanti a noi e bilanciere, ma anche disco. Senti là, il bilanciere. No, scusami, due. No. Che bilanciere? Anche i bicipiti si lavorano con i pesini singoli, ok? Quindi dischi liberi, manubri, bottiglie d'acqua, due pesini singoli. Due pesini singoli e se hai manubri, ok, volendo si può usare anche questo, perché guarda, la parte finale sarà una estensione, ok, il lavoro dei tricipiti da terra, e ci metteremo anche insieme un lavoro, un'aggiunta del ponte per il lavoro della catena posteriore. Quindi decidi tu se ottenerti un disco, se ce l'hai a portata di mano per questo lavoro a terra, oppure continuare con quello che stai usando, ok? Dipende un po' da quello che hai a disposizione. Comunque sia, vieni in quadrupedia, frontale a me, mani sotto le spalle, allontana le spalle dalla orecchia, fino all'addome, usci a tricipiti. Due per tempo, scendi, scendi, sali e sali. Prendi il petto alla linea dei gomiti e strizza il gomito alle coste. Opzione, vicino alle ginocchia e muovi i gomiti indietro verso l'alto, sempre chiusi all'interno. Poco in arrivo, scendi e stai, pausa, sali, due, due, singolo. Scendi e stai e due, due, fluido, stesso lavoro con l'opzione, pausa in basso e lenta la seconda ripetizione, tieni l'addome attivo, l'ultimo, sali, tieni in piedi, afferra i pesi, ancora il pallone a terra, passi in basso, terzo singolo. 8 e 7, 7, tutta la via a salire, tutta la via a scendere, gomiti sotto la linea delle spalle, ginocchia morbide, glutei e addome forti, 2, 2, rallenta, sali, sali, scendi, scendi, strizza il precipite. Ok, devi pensare a strizzare i muscoli, sia durante la salita che durante la discesa. Dritto con le gambe. 3, 2, 1 e scendi. Completa la distensione del gomito quando scendi, ok? Per essere sicuro, toccati le cosce con i pesi. Primo round attacco, tutto da rifare. Scendi in ginocchio, riporta le mani sotto le spalle, attiva la torre, allontana le spalle dalle orecchie, quasi pulisce, anche due. Scendi, scendi, sali, sali. Riporta l'opzione, ginocchia vicine con il piede basso, o se cerchi la sfida, solleva le ginocchia da terra. Sentite strisciare i gomiti contro le coste. Costo, scendi, stai, pausa e lento, scendi, scendi, sali, sali, giù, stai e due, due. Cambi di tempo che fanno impazzire i nostri muscoli, anche con l'opzione. L'importante è strizzare i gomiti verso l'interno. Stop! Sali! Manubri! Tieni sotto le anche! Ancora il pallone a terra, un ritardo fino a 9, facci il calcio, 8, 7, tutto immobile,
la parte del corpo. 2-2. Cosa ti ho detto? Pensa a strizzare i muscoli, in questo caso i bicipiti. L'ultimo. Leggiamità, angolo di 90 gradi con i tuoi gomiti e scendi giù. Guarda, più la pulsazione è piccola, più la tensione sarà grande. L'ultimo. Stop. Veloce transizione a terra. Decidi tu se usare il disco o i manubri. Porta la fronte, distendi e torna. 4 3 2. Mantieni sempre i gomiti stretti e attiva l'addome per mantenere la schiena ancorata a terra. Ancora la bottiglia gamba, va bene? Senti il lavoro isolato dei bicipiti. Aggiungi il ponte, sali, mani su e scendi. Voglio 3 ripetizioni. 3 2 1 e scendi, riparti, sali e piega 3 volte i gomiti strizzandoli all'interno. Ripeti, spingi dai talloni, solleva e anche verso l'alto. Ancora fuoco nella catena posteriore, nella parte posteriore della braccia. Ultimo round, ne voglio 7 6. Continua a strizzare i gomiti verso l'interno, continua a strizzare gli utei per mantenere le armi forti e simili. Ok, com'era? Allora subito affondi le spalle, ammazza, manco un attimo. Afferra il gomito destro portando sotto la testa e allunga il trascipite. Porta il braccio avanti a te, afferra le dita della mano destra e tirali indietro verso il basso. Cambio. Intanto, come sempre, abbiamo quelli di CrossFit sopra alla mia testa, che un giorno me li trovo sul palco, crollato il soffitto. Ok, ultimo sforzo, affondi e spalle. Anche qui lavoro integrato e ci serve prima, se vuoi, un carico diciamo più alto per la prima parte e poi un disco o un peso, se vuoi fare il cambio, più leggero, ok? Per quando andremo a fare affondi più alzata laterale, affondi più rotazioni, molleggi di affondi, molleggi di alzata e chi più ne ha più ne metta, ok? Ma partiamo da affondi normali, classici, con il peso davanti a noi. Sì? Sì. Mi rispondo da sola, va? Che è meglio. Set position. Disco davanti alle clavicole, gomiti chiusi, gamba destra affonda, 4 tempi lento, stendi, affonda, sali e richiama, gamba sinistra, 1 passo dietro, affonda il ginocchio, sali e richiama, avvicina il ginocchio dietro al pavimento e spingi il ginocchio avanti verso l'esterno, attiva l'addome, la parte superiore del corpo, immobile e forte.
Se vuoi aggiungi presto il disco, lungo passo dietro, affonda e pressa e richiama 4, 3, 2, è lento e controllato. Se la spinta del disco ti destabilizza, rimani nel lavoro precedente, ok? Quindi togli la spinta, ma lascia il disco davanti alle clavicole. Concentrati a scendere formando un angolo di 90 gradi con le tue ginocchia e spingi dal tallone del piede avanti per risalire, senti lavoro nel gluteo. Stop. Ok, cambia. Gamba destra, lungo passo dietro, affonda e alzata laterale per due. Affonda, affonda, sali, sali. Uno, due. Scendi fino a formare l'angolo di 90 gradi con le tue ginocchia e solleva il gomito frenando la linea della spalla. Ancora. Attiva forte l'addome per rimanere anche spalle squadrate verso di me. Lavoro integrato parte bassa e parte alta del corpo. Ci vuole una profonda attivazione dell'addome per non perdere l'equilibrio e per connettere la parte inferiore con la parte superiore. Ancora. Spingi dal pallone del piede avanti per risalire. Rimani qui, molleggia, scendi, apri e triplo molleggio, affondo più apertura laterale. Affonda più rotetto, raise e triplo molleggio, affondo più alzata laterale. Questa è la nostra combo. Blocca il gomito sulla linea della spalla e apri il braccio. Ginocchia, angolo di 90 gradi. Ancora un viaggio. L'ultimo, ma non ci fermiamo qui. Triplo molleggio a fondo più alzata. 3, 2, cerca ogni ripetizione. La massima profondità nelle gambe e massima altezza nel gomito, ma massima alla linea della spalla. Stop. Ok, cambio. Tutto da rifare la parte sinistra, gamba alla sinistra dietro, lungo passo, piega il gomito, affondo più alzata laterale, scendi e apri, sali e chiudi, uno, due, sali, sali, piedi su due binari paralleli, non incrociare mai il piede dietro a quello avanti, salvaguarda le tue ginocchia e spingi bene il ginocchio della gamba avanti verso l'esterno, ok? Attiva bene il gluteo. Il gomito, solleva l'occhio verso l'esterno ma blocca la linea della spalla. Adesso scendi e stai, apri. Triplo molleggio, tripla pulsazione rialzata. Ripeti, scendi e stai, rotator raise. Guarda il polso. È in linea con il tuo gomito? Quello che non voglio vedere è un gomito chiuso verso l'interno, cioè questo. No. Forma angoli di 90 gradi tra spalla e gomito e tra gomito e polso, più o meno. Rimane più molleggia, 3, 2, e sali. Come stanno le gambe? Come stanno le spalle? L'ultimo e stop. Oh, già finito. Dai, potete andare peggio la prossima volta, più carico. La sfida è quella, riuscire a aumentare i carichi di volta in volta. Wow!
Buono. Wow. A terra. Sdraiati a terra. Addome. Talloni vicino agli unghie tra le tempie. Si gradi. Sali. Sali. Scendi. Scendi. Uno. Due. Avvicina le teste verso le anche. Mantieni il mento vicino alla gola. Alti del ghiacci. Usa fuori l'aria mentre sali e prendila mentre scendi. Combo, sali in si grancia, sali, stendi braccia e gambe, chiudi e scendi. 4, 3, stendi braccia e gambe a 45 gradi. Se senti la bassa schiena allargarsi, stendi solo le braccia. Ancora. Oppure scendi quanto riesci con le gambe. Se la bassa schiena si innalza, prova a tenere le tue sollevate. Ok? L'ultimo. Ritorna in si traccia da due. Sali e stendi. Scendi e chiudi. Prova a sollevare le spalle un centimetro di prima. Torna alla combo. Si traccia. Stendi alti. Chiudi e torna. Lavoro integrato anche qui, la parte bassa e parte alta del corpo. Stop. Afferra le gambe. Ruota, provare a me. Mani sotto le spalle. Puoi decidere se rimanere in ginocchio o strizzare con te e sollevare le ginocchia da terra. Strizza con te e stabilizzale anche. Attiva l'addome, rimani qui. La combo sarà tocco alternato della spalla e monta a climber alternato. Andiamo, tocco spalla sinistra, spalla destra, climber gamba destra e gamba sinistra. Tocco alternato delle spalle, a monta a climber destra sinistra. 4, 3, 2 e 1. Addome attivo, anche spalle restano spalate verso il basso. Opzione, rimani in ginocchio nel tocco alternato e solleva le ginocchia nel mountain climber. Decidi la tua sfida. Questa combinazione ci porta alla fine del nostro allenamento. Spingi via il movimento con le mani. Spalle solide e forti. Stop. Stretching, divarica le ginocchia, glutei che spingono verso i talloni, rilassa la testa sul tappetino, fai scivolare via tutte le tensioni accumulate nella bassa schiena. Ok, ispira e sali. Gamba destra, porta avanti e fletti. La gamba sinistra morbida da dietro, mani ampie, butta fuori l'aria e scendi con il petto quanto più riesci verso il tuo colpaccio, che c'è dentro allungamento del gluteo. Ispira e sali. Sali e ruota la gamba avanti. Spingi il bacino avanti verso il basso. Afferra il braccio sinistro allungato la spalla, sciogli l'incrocio delle mani e spingi il nuovo glute indietro tirando la punta del piede avanti e cercando allungamento nel femorale. Lentamente risali e cambio gamba sinistra. Flessa avanti, destra morbida dietro. Butta fuori l'aria dalla bocca e abbandonati verso il basso. Senti l'allungamento del gluteo della gamba avanti. Sali, inspira, sali e ruota.
allunga la pressione dell'arca spingendo il braccio in basso, allunga la spalla destra afferrando il braccio e avvicinando le tutte le esce al petto. Mani a terra, allunga indietro, tira la punta del piede avanti, come quando premi l'acceleratore della macchina. Premi gas, eh? Senti allungarti la parte posteriore. Adesso risali, fai fermo sulla gamba avanti, afferra la caviglia destra, avvicina il tallone al gluteo, allunga la coscia. Cambio, sinistra. Riporta entrambi i piedi sotto le acque, inspira e spalanca il petto aprendo le braccia alte, ruota le spalle indietro in basso, senti tirare il petto, fai un bel pugno dietro di te, spingilo verso il basso e allungando il petto. Porta le braccia sopra la testa, afferra il gomito destro, allunga il braccio di te. Cambio braccio. Separa i piedi, mani sulle cosce, come i gatti, inalza la schiena e curva la. Tutta fuori l'aria, prendi aria e lentamente sali. Sì o sì? Sì! Oh, nulla, ce n'è più. Di solito c'è sempre la canzone dopo. E anche il giovedì ce lo siamo tolti di torno. Eh? Com'è andata? Stavo guardando che si era unito un po'. Io con questo pump ho imparato la parola più brutta del 2021, è Rotator Race. Non hai tutti i torti, Luisa? Ma dai, che fa benissimo alle nostre spallucce. Ragazzi, grazie come sempre per avermi fatto compagnia e niente, ci vediamo giovedì prossimo con il solito body pump del giovedì, oppure vi aspetto lunedì sera con Art Attack. Mi raccomando, colla, forbici, le solite cose. Scherzo, body attack. Grazie a voi ragazzi, un bacione e un abbraccione virtuale. Buona serata, ciao!